I lavori per la costruzione del Megalo 2 devono essere bloccati. Questo è il succo della diffida che WWF Chieti Pescara, CNA di Chieti e Confesercenti di Chieti hanno inviato al comune teatino a quello di Cepagatti, alla Sile Costruzioni, società bergamasca proprietaria dell'area nei pressi del centro commerciale Megalo a Scalo, dove dovrebbe sorgere il nuovo insediamento della grande distribuzione, l'ennesimo sul territorio dell'area metropolitana già molto affollato. Secondo le tre organizzazioni, i permessi edilizi per il Megalo 2 sono ormai privi di valore e vanno revocati, fermando dunque i lavori. Quindi i comuni di Chieti e Cepagatti dovrebbero imporre lo stop definitivo alle opere a ridosso del fiume Pescara, in un'area già a forte rischio idrogeologico perché in piena cassa di espansione del fiume. Il Megalo 1, infatti, è stato incluso nel dossier effetto bomba di Legambiente come uno dei dieci edifici più pericolosi in Italia. Nel testo della diffida curato dall'avvocato Francesco Paolo Febbo si ricorda che nella comunicazione di inizio lavori dell'asile non è indicato il parere emesso dal Comitato di via in data 23 marzo 2017 di improcedibilità dell'istanza di proroga per la realizzazione del progetto, Comitato via che aveva rigettato anche il precedente parere del 2012 in base al quale le amministrazioni comunali avevano rilasciato i permessi a costruire nel 2017. 2013. Il Comitato Via, ricordano ancora le tre associazioni, aveva tenuto conto anche della sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, idrauliche e socio-economiche del contesto territoriale interessato sopraggiunte nel frattempo. Sul parere emesso dalla Via nel 2017, pende un ricorso al Tarre di Pescara della società proprietaria dei terreni. Ma, secondo i redattori della diffida, ciò non toglie che la decisione del Comitato di valutazione di impatto ambientale resti valida e pienamente efficace fino alla discussione davanti al Tribunale Amministrativo.